Internet, a mio avviso, può offrire delle grandi opportunità anche a settori dell'economia e aziende, imprese che non operano direttamente come società Internet, come società che hanno un driver tecnologico principale. Quindi come questo può succedere? Fondamentalmente in due modi, a mio avviso. Uno è quello della comunicazione, uno è quello del commercio elettronico. Che l'azienda sia un'azienda che abbia come clienti altre aziende o che abbia clienti il pubblico finale, che si tratti di un prodotto magari di ultra nicchia o comunque rivolto a un pubblico molto particolare, Internet ha il vantaggio di essere globale e locale allo stesso tempo e di permettere di comunicare al pubblico veramente interessato a quel prodotto, sapendo comunicare nel modo giusto, a un costo basso e in tempo reale. Quindi non è gratis, ma senz'altro può essere alla portata anche di tasche molto piccole e aprire dei mercati anche inesplorati o impensabili fino a pochi anni fa per artigiani o imprese anche legate al design e alla produzione, alla manifattura, non di massa ma di qualità e di nicchia. L'e-commerce segue lo stesso principio, perché non soltanto quindi io andrei a comunicare, ma andrei anche a pensare di vendere dei prodotti. Certo, se non sono digitali e sono quindi di atomi, incontrano senz'altro il problema della logistica e della distribuzione come un ulteriore problema da risolvere che Internet non è in grado di risolvere direttamente.